necessità di fondi per la scuola e gli studenti. Quello che vogliamo invece è che si risolva il problema dello sconto, a cui oggi siamo costretti come chiedere di stare, perché sono tagliati per le nostre condizioni, e si finanzia il trasporto pubblico, e si finanzia la medicina scolastica. Oggi siamo qui a contestare la Regione Lombardia che, per i dati che ci sono stati forniti dagli uffici, per il 2021 vuole definanziare il diritto allo studio di 3,5 milioni per le superiori, mantenendo il rapporto sproporzionato dei fondi alle scuole private. Infatti sappiamo che il 61% dei fondi per il 2021 andranno a queste scuole, mentre solo il 39% andrà alle scuole pubbliche statali. Anche per quanto riguarda il diritto allo studio, noi oggi siamo qui a bocciare le proposte di Regione Lombardia e chiediamo che appunto a gennaio si ritorni a scuola in sicurezza e si garantiscano i diritti degli studenti. Regione sono mesi che non ci ascolta, come se la pandemia non fosse passata né dalle accademie né dalle università. La realtà è che, come prima della pandemia, il 20% degli studenti idonei quindi aventi diritto, non ha una borsa di studio né un posto alloggio, e di conseguenza la Regione ancora una volta rimbalza la sua colpa sul governo. Vogliamo che sia realmente ascoltata la voce degli studenti, perché o l'intero paese ripartirà dalle università o non ripartirà. Abbiamo